Fare presto per non perdere la straordinaria opportunità dei fondi del PNRR, così la cabina di regia presieduta dal commissario Giovanni Legnini ha già dato il via libera ai primi quattro progetti. Tra i primi quattro interventi definiti c'è anche quello che stanzia 60 milioni per il progetto Case dell'Aquila per rendere funzionali gli alloggi che serviranno ad ospitare il Centro Nazionale di Servizio Civile. Questi fondi sono destinati al recupero e alla rifunzionalità di questi alloggi del piano case che saranno messi a disposizione di volontari, docenti e personale afferente al Centro Nazionale di Servizio Civile Universale che sorgerà in città. Nel pieno rispetto dei tempi, la cabina di regia ha dato l'ok ai primi interventi e ha deciso di riunirsi ogni giovedì per fare tutto alla svelta. Gli altri tre progetti sono altrettanto importanti. Il primo riguarda la rigenerazione urbana di borghi, paesi e città, con uno stanziamento iniziale di 200 milioni per i due crateri, che poi saranno integrati. Il secondo riguarda le infrastrutture stradali, che interessano le due aree, con risorse pari a 175 milioni. Gli interventi riguardano la Salaria, la strada Matrice L'Aquila, la Picciana Prutina, la Pedemontana Teramo Ascoli e altre. Il terzo progetto riguarda la riqualificazione delle stazioni ferroviarie, con 33,5 milioni. Tra le stazioni individuate ci sono quelle dell'Aquila, Antrodoco, Rieti, Teramo, Macerata e altre. Il PNRR, finanziato dal fondo complementare, è dotato di 1 miliardo e 780 milioni, come è noto. I progetti approvati ricadono nella prima misura, città e paesi sicuri, sostenibili e connessi, con una dotazione che supera di poco il miliardo. La seconda misura riguarda il rilancio e prevede 700 milioni come dotazione. Abbiamo varato gli interventi sulle strade statali nelle quattro regioni, quelle che sono state programmate insieme al Ministero delle Infrastrutture, ad ANAS, per l'Abruzzo, lotto di L'Aquila Matrice, la progettazione Ascoli-Teramo e inoltre abbiamo varato un programma condiviso con RFI di restyling e recupero delle stazioni ferroviarie per l'Abruzzo, L'Aquila e Teramo, e i programmi di rigenerazione urbana per tutti i comuni insieme agli interventi sulla viabilità che oggi trasmettiamo alle regioni affinché provvedano a definire gli elenchi conclusivi con i comuni e a predisporre le schede progettuali. Insomma, è l'inizio dell'attuazione del programma del fondo complementare.